sto per raccontare un viaggio alla scoperta di Campo Soriano, un posto magnifico dove la geologia è padrona. Scopriremo la genesi del luogo, i processi geologici che l'hanno reso tanto particolare e ci addentreremo persino nel sottosuolo. Io mi chiamo Livia e studio geologia, una scienza molto vasta, affascinante, che studia gran parte del mondo che ci circonda, ma di cui si parla troppo poco. Siamo in un luogo che 200 milioni di anni fa, un tempo chiamato Triassico, assomigliava molto alle attuali isole Bahamas. Acque cristalline, barriera corallina, una pacchia insomma. Lo so, forse vi piacerebbe che fosse ancora così, ma purtroppo la placca euroasiatica e quella africana si sono scontrate e se da una parte è nata la nostra bella Italia, adesso ci tocca sborsare 800 euro di biglietto per andare alle Bahamas. E proprio in questi mari tropicali si formano i calcari, che qui vediamo ovunque, precisamente dalla sedimentazione del carbonato di calcio, una sostanza prodotta dal disfacimento di alghe e cuscini molluschi. Ma qui deve essere avvenuto qualcosa di particolare. A un certo punto il livello del mare si è abbassato, le acque si sono fatte più turbolente e hanno cominciato a sgretolare il fondale, accumulando frammenti in maniera caotica e creando la breccia carbonatica. Il calcare però è una roccia particolare che a contatto con l'acqua leggermente acida si scioglie e crea forme davvero uniche. Questo è il fenomeno del calcismo che qui regna sovrano. Perciò quando vedete i calcari non vi aspettate di trovare molta acqua, almeno non in superficie. Poi sotto non lo so. Il calcare non è proprio tutto solubile, una parte residuale non riesce a sciogliersi e resta in superficie, formando le terre rosse che sono proprio queste qua. Molto molto fertili, infatti qua è tutta una vigna Campo Soriano. Insomma, il risultato di tutta sta geologia si chiama moscato di terracina, l'abbiamo portato e adesso ce l'assaggiamo e in onor di scienza subraghiamo pure. Questo è Nando, un signore che abita qui da 50 anni. Adesso ci sta accompagnando all'ingresso della grotta di Zichecca, un foro che ci indica dove un tempo l'acqua si infiltrava sottoterra e iniziava il suo percorso. Adesso entriamo. Iniziamo subito leggeri. Un pozzo di 30 metri. E un 45, mamma mia. Andiamo. Sono all'inizio del pozzo. Devo dire che non avevo mai fatto un pozzo così alto. È davvero impressionante. Che figo. Questo è il bello della geologia. Scendiamo nel mondo sotterraneo. Il buio è completo e lo spettacolo è davvero magnifico. Si perde completamente la concezione del tempo. La risalita è stata decisamente impegnativa. Non ce la faccio più. Ma valeva lo spettacolo. La geologia è un viaggio continuo. Io sono solo all'inizio e già mi ha permesso di vedere tanto. La cosa bella è immaginare quante meraviglie di questo pianeta avrò la possibilità di vedere. E non in vacanza, ma sul posto di lavoro.